Ciao ragazzi, buongiorno. Si incomincia. Oggi faremo il casatiello napoletano. Però faccio un'altra versione. L'anno scorso ho fatto il casatiello, quello là, normale, è venuto uno spettacolo. Ancora tanti commenti. Oggi facciamo il casatiello stracciato. La prima volta che lo faccio, io uso prosciutto cotto. Io ce lo metto per i ragazzi. Cicoli. Pancetta. Sono due tipi di pancetta. Questa qua ce l'avevo nel frigo. Salame Napoli. Provolone semi piccante, questo qua ci vuole, emmental, e poi nel frigo c'ho buccia nera e parmigiana reggia. Gli ingredienti per fare l'impasto: 600 ml di acqua, se ce ne vuole qualcuno in più noi mettiamo 1,2 kg di farina, lo strutto una cinquantina di grammi, non più di tanto perché vi ho detto a me mi sa in grande anche i ragazzi, quasi 25-27 grammi di sale, 12 grammi di zucchero e 12 grammi di olio. Se ce n'è un altro po' glielo mettiamo. 25 grammi di lievito, però gliene metto sui 15 grammi perché se volete fare una lievitazione lunga, 3-4 grammi, 36-40 ore nel frigo va benissimo. Siccome che in giornata per stasera lo facciamo, sui 15 grammi che lo facciamo stare nel forno con luce accesa 4-5 ore nel frattempo che cresce. Detto questo, allora vi faccio vedere dopo l'impasto, facciamo prima il taglio dei salumi. Emmental. Allora, facciamo piccoli tocchetti. Allora, ragazzi, io dico la verità, stavolta voglio fare tutto appeso. Ah, 400 grammi. Ragazzi, facoltativo. Ognuno di voi ci può mettere quello che vuole. Sa pure chi ci mette solo salame e pancetta, perché piace così. Però o casatiello deve venire abbastanza ripieno, o se no i sapori non si sentono. Vedete, io metto tutto qui dentro. Provolone semi piccante, questo qua è importante, dà un sapore stupendo. Fare un casatiello così costa, eh. Tra poco arriverà anche la zuppa di cozze. Potete anche mischiare, eh? Non succede nulla. Cicoli. A Napoli chiamiamo i cicoli. Ecco qua. Buono, quello là di qualità. Questo casatiello qua, meno di 30 euro, non si può vendere. Pancetta. Prendiamo prima questa qua, pepata, e togliamo il pepe da vicino. Ecco, facito casatiello senza pancetta. Ecco, facito fa. Prendiamo quest'altro tipo di pancetta. Togliamo la cotegna da vicino. Abbiamo quasi finito, ragazzi. Ma come adoro questo, mamma mia. Allora, vediamo un po' l'ultimo ingrediente principale, il salame Napoli. Oh, un battolo bello, mamma mia.
Mettiamo qui sopra, se ce ne vuole un altro po' glielo mettiamo. Io lo giro con le mani perché ce lo mangiamo a manucchio. Facciamo sciogliere il lievito nell'acqua. Si incomincia. Un chilo e due di farina su 850 ml di acqua, vedete? Ci vogliono altri 250 ml di acqua, in totale 850 ml di acqua. Se ci vuole a poco, ci mettiamo a poco. Che la farina è parecchia. Aiuto, qua c'ho acqua che la palla. Quasi un litro d'acqua. Sale. Zucchero, un altro goccino d'acqua, un impasto morbido, ragazzi. No, ragazzi, mi è stato consigliato, vedendo, leggo sempre i commenti vostri, mi è stato consigliato di mettere qualche quadro qua, tipo quadro di frutta, e un altro là. Mi hanno detto che è troppo vuoto. Secondo me è giusto che sia così. Allora, strutto. Oggi vi dico la verità, non ne metto tanto, Allora, cosa dire, si mette poco in sogno. Olio. Sempre quando basta. Io ci metto un altro po' d'acqua, addoni molto più morbido. Sai chi ci mette il burro, chi ci mette strutto, chi ci mette l'olio? Io ci metto l'olio. L'anno scorso pure ho messo l'olio, Se ben vi ricordate. Questo è un ruoto, come diciamo a Napoli, da 1,5 kg. Parmigiano reggiano. Mettetelo perché si sente ed è buono. Pecorino ma buccia nera. Avevo dimenticato il pepe. Dite ce ne vuole che ci voglio col pepe. Salumi. Ma sai che c'ho? C'ho nel braccio e braccio di ferro. Aggiù chissà cosa dire, le stracciate, Ma bello però, dai. Mi sto facendo vecchio. 4-5 anni fa un magnato. Mi si è mosso su cosa dirlo. Ho messo pure l'olio sopra per farlo venire più dorato. L'uovo non c'è dentro e né sopra, però per tradizione, perché a me mi piace l'uovo sodo, io glielo metto uno solo, ma massimo due. Accendiamo il forno con solo luce accesa. Questo è il mio casatiello stracciato. Ma lo mettiamo nel forno con luce accesa, lo facciamo lievitare sui 3-4 ore e poi lo mettiamo nel forno a 60 minuti per 180 gradi, 190 gradi. Allora, chiudiamo il forno, giusto 3-4 ore di lievitazione. Ci vediamo dopo, vedete tutti i passaggi che fa. Questa è una versione nuova, il casatiello, quello là che ho fatto l'anno scorso, è sempre bello, quello è il casatiello, quello mi manca sempre. Però vediamo questa versione qua, il casatiello stracciato. Avete visto quando era salumi, ci ho messo dentro? Vedete che è uno spettacolo. Ci vediamo più tardi. Vi voglio bene a tutti quanti. La bomba è uscita fuori, mio figlio mi è venuto a chiamare papà, cur. Ecco qua.
Ecco qua, secondo me è venuto un po' piccolino, però va bene, non stesso. Dai. Allora ragazzi, questo qua lo facciamo stare un'oretta. Faccio stare 10 minuti, ho acceso già il forno a massimo. 10 minuti a terra. Poi man mano lo alziamo. Mettiamolo qui dentro. Però vi voglio dire una cosa. Quando si fanno questi piatti stupendi, avvicino al forno, un vado morto. Dovete stare qua, dovete mangiare e guardate. Devo stare qua, da mangiare e da guardare. Ci vediamo direttamente tra un'ora. Ciao. Da poco abbiamo finito di sfornarlo, ho fatto girare un po' sotto, perché sotto qualsiasi casatiello che fate esce un po' crudo. Però guardate qua. È stato qualche 10 minuti in più. Ho fatto stare 10 minuti a terra, 50 minuti a 180-190 gradi, giusto la metà nel forno. Guardate qua, voglio fare giusto qua la metà. E ho messo altri 10 minuti a terra e basta. Mo la cosa che ci resta fare è il taglio. Lo sapete, ammassaggia sempre. C'ho anche un amico dietro le quinte. Vi faccio il nome, Salvio Passante di Calcio Napoli 24. Vieni qua, saluta, dai, vieni vicino a me. Dai, vai giù, con me è un onore. Grande chef, è un numero onore. Uno, chef Franco. È una bravissima persona, c'ha una testata giornalistica. I suoi collaboratori, che li saluto a tutti, bravissimi ragazzi. Non sto facendo vai, pubblicità, Franco, però... Vai, pensiamo alle cose serie. Cose serie, tagliamo, dai. Ragazzi, un'opera d'arte. Troppo dal video non si può far sentire il tranche. Altro che Champions League, chef. Ragazzi, clamoroso. Che? Clamoroso, ancora fumante. Assaggia, fammi sapere com'è, mi comincia a assaggiare. Top. Buono sicuro. Buonissimo. Bello, voglio. Questo è il mio casatiello stracciato. Questa è la prima volta che lo faccio, eh. Non è che noi ribrichiamo, è sempre la prima volta. Un po' scudato. Chef, è un'opera d'arte. È bello veramente, è bello. Quindi potrebbe essere l'idea perfetta per Pasquetta. Dico a tutti, io quando ero più ragazzo, più giovane, a mia moglie che è la mia fidanzata, mi portavo cosa dire, la pizzagini, fava. Super Santos. O Super Santos, ti ricordi? Sono belle cose, belle, belle. Io vi faccio ricordare i vecchi ricordi, cose belle. Poi, chi sta a nord, cosa? Sta semmane in Bielo Nord. Non ti dà caso, ci tu cosa dire, chef fra. E vi diverti. Tanto anche al nord le materie prime ci sono. Ci stanno, come? Ma io mi sono emozionato, tengo un direttore calcio Napoli 24, ce la metto, posso giocare dietro di me. Ragazzi. Ma siamo pronti, subito. Vai chef. Subito. Mi dispiace quasi che lo tagli, talmente che è bello da vedere, chef. È vero. Questo qua lo mettiamo qui oddio. Sopra. Chef, ma questo è solo per me? No, facciamo tutti. Almeno dividiamo, tutti e due, tutti e due. Troppo grande. Solo che è troppo caldo, allora io poi sono piccolino. Maxi, Tieni. Ma proprio le materie prime. Tieni. Vai chef. Diamo un morso. Mamma mia. Top. Mamma mia. Sei troppo forte, chef. E che sapore. Tu stasera ma vai a mangiare. Buona, Questo poi quando diventerà freddo si riuscirà anche a percepire meglio gli altri sapori. Molti casatielli, Franco, sono troppo mollicosi e appesantiscono, invece questo è leggero e allo stesso tempo ha tante materie prime. Bravo. All'interno che si sposano bene tra di loro. Top. Bravo. Ragazzi, top. Mamma mia, si muove, si fa freddo. Allora ragazzi, il video finisce qua, io sto con il direttore, fammi un bracciano poco. Il nostro motto, lo sapete, è uno spettacolo. Se vi è piaciuto, mettete tanto mi piace. Se non vi è piaciuto, mettete lo stesso, perché ha mettato sangue 6 ore. E ne vale la pena. Vi voglio bene, seguiteci, Shalebu e Chef Franco. Scrivetela, non costa nulla, non si parla, una campanella. Tu. E mangiate anche a casa di E mangiate a casa di Ciao.